Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità che ci ha dato il dottor Latorre assieme alla Voce del Silenzio. Questa celebrazione dell'Eucaristia penso che oggi ancora di più dentro di noi deve farci riflettere sul luogo dove siamo e soprattutto quello che dobbiamo fare. Lo diceva Don Domenico, il Vangelo tra l'altro oggi ci richiamava a quel sì che deve essere dentro di noi un'apertura, l'apertura del cuore, l'apertura dell'amore verso l'amore. E Cicillo mi faceva riflettere adesso su due cose, sulle cose che noi dovremmo fare e possiamo fare, quello del dono, di donarci, ma di donarci per come noi lo stiamo facendo, per come lo state facendo voi, la possibilità ancora di più di poter stare assieme, è quello che io dico sempre, lo sta facendo molto bene Don Francesco, Don Domenico, ma la Chiesa sostanzialmente, noi dovremmo ancora di più in questo periodo, come dire, avere un'opportunità di poter riflettere su quello che è il nostro amore verso gli altri, evitare l'egoismo, evitare, come dire, quello che di solito c'è, la fretta, la confusione, evitare e raccoglierci, sapere che ogni nostra azione, ogni nostro gesto va ad aiutare qualcuno. Ecco, io partirei da questo, da quello che c'è ed esprime questo luogo, il bisogno. Allora, rispetto al bisogno ognuno di noi, io lo dico per quello che rappresento, ho la fortuna di poter amministrare una comunità ed è la cosa più bella. La cosa più bella è creare ancora di più comunità. E noi lo possiamo fare rispetto alle cose che diceva il dottor Latorre, se stiamo tutti assieme, se evitiamo l'egoismo, l'invidia, se evitiamo, come dire, di perdere quel tempo per soffermarsi sulle cose frivole. Allora la celebrazione di oggi, di questa Eucaristia, penso che ognuno di noi deve rafforzare il sentimento dell'amore e della pace. Amore e pace che possono camminare solo se siamo solidi e noi potremmo essere ancora di più, creando la solidarietà giusta, che non è quella che spesso si predica a parole, ma è quello che sta facendo da 19 anni e oltre il dottore Latorre assieme a tutti quanti i volontari, ma soprattutto avendo la visibilità di quello che noi facciamo. E lo dico con la consapevolezza che ogni gesto, ogni situazione, noi materialmente la vediamo, anche se non visivamente, ma la vediamo nei nostri cuori e nel nostro sentimento. Ecco. Ci ha dato la possibilità di fare un gemellaggio con pietre. E da questo gemellaggio venite a vedere queste cose belle che ci sono di là. I ragazzi fanno la ceramica ed è tanta bella, sono arrivato a un livello tale. I miei ragazzi che abbiamo messo una maionica davanti alla casa di San Francesco di Paola, una maionica gigante, e c'è scritto opera realizzate, se poi andate cosa c'è, potete vedere, opera realizzata dai ragazzi della cooperativa sociale Omos, La Voce del Silenzio di Pizzo Calabro, con i giornalisti di Pietro del Mare. E c'era il Papa Giovanni del 50° anniversario, Papa Giovanni che era il 50° e perché il nostro patrono è San Francesco, no? E San Francesco dall'altro, che benedicevano questa bella nostra terra. Allora,